Buonasera dal TG Omnia News. In apertura, a seguito dell'informazione di garanzia a conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Patti sulle vicende giudiziarie che riguardano il Comune di Brolo, il deputato regionale Giuseppe Laccoto ha rilasciato la seguente dichiarazione. Ripongo come sempre la massima fiducia nell'operato della magistratura, mettendomi immediatamente a sua disposizione. Chiederò di essere sentito dal Procuratore della Repubblica per chiarire la mia posizione, ma vado avanti con certezza di poter guardare fieramente negli occhi i miei concittadini, avendo sempre servito con onestà la comunità di Brolo. Sono queste le prime reazioni di Laccoto, che poi aggiunge: evidenzio da subito comunque che basta leggere con attenzione il provvedimento per rilevare che la mia persona è assolutamente estranea a qualsiasi ipotesi di reato che si possa collegare con mutui, mandati di pagamento e maneggi di denaro in genere. Sono chiamato in causa come componente della Giunta Municipale nel 2009 solo per aver approvato la procedura concorsuale relativa alla progressione verticale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo. Passiamo a Patti. È iniziato il programma di restauro del sito archeologico della Villa Romana, che durerà 6 mesi, sponsorizzato dall'Archeoclub di Patti, con 3 restauratori laureati all'Università di Palermo e un archeologo, coordinati dalla dottoressa Gabriella Ticano e dalla restauratrice del Centro regionale per la progettazione e il restauro di Palermo, Lorella Pellegrino. Il nostro obiettivo, dice il presidente dell'Archeoclub Nicola Calabria, è quello di salvaguardare il sito e promuoverlo per incrementare le visite. Le restauratrici soggiorneranno in città in un locale messo a disposizione dal nostro club in pieno centro storico, mentre l'archeologa viaggerà quotidianamente da Barcellona. Il nostro club si è fatto carico anche dell'acquisto dei materiali necessari ad effettuare gli interventi. Insieme all'annuncio degli spettacoli teatrali e musicali che si terranno all'interno della Villa Romana, questo potrebbe rappresentare il vero rilancio del sito archeologico, per tanti anni rimasto nell'ombra anche a causa delle frequenti chiusure dovute a varie infiltrazioni di acqua provenienti dall'ampia struttura che ricopre il sito e che purtroppo, nonostante diversi interventi, rappresenta una problematica ancora da eliminare definitivamente. Sempre a Patti, ultimati i lavori di riqualificazione e di ristrutturazione al porticciolo della stazione turistica di Marina, infatti la città e soprattutto i pescatori si riappropriano dopo 7 mesi di forzato riposo di una struttura che è determinante per lo sviluppo turistico ed economico. È stata ripristinata la piena funzionalità dell'opera, che adesso sarà perfettamente fruibile agli operatori della pesca, ai cittadini, aprendo nello stesso tempo prospettive nuove per la città per quanto riguarda il collegamento con le isole Eolie. Ancora Patti, previsto sulla spiaggia del lungomare Filippo Zuccarello l'inserimento di altre attività sportive. Infatti, dopo il torneo delle squadre di calcetto per i più giovani, con la partecipazione di quasi 100 ragazzi divisi in 14 squadre, sono pronti alcuni parquet con l'installazione di appositi canestri per disputare mini tornei di basket, ampliando così lo spazio per un sano divertimento per i ragazzi ma anche per i più grandi. Parliamo adesso di Milazzo. In occasione della 3ª giornata della memoria organizzata dall'associazione La Fenice Onlus di Milazzo e nell'ambito degli eventi organizzati per il 150° anniversario dalla costituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto, si è proceduto alla liberazione in mare di 2 esemplari di tartaruga marina appartenenti alla specie Caretta Caretta, ritrovate in stato di agonia e sottoposte alle cure mediche specialistiche dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo. Adesso passiamo alla cronaca con Messina, perché i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno proseguito nei controlli dei contratti di lavoro, scoprendo irregolarità e lavoro nero. Le attività delle ultime 3 settimane si sono svolte sia in città che in provincia. Gli operanti nel complesso hanno controllato ben 65 ditte e verificato 149 posizioni lavorative, scoperto 15 lavoratori in nero su 29 presenti in 11 delle società controllate. 4 di queste hanno avuto la sospensione dell'attività imprenditoriale a causa del riscontro di oltre il 20% di lavoratori in nero rispetto alla forza presente, con conseguente oblazione
sanzione di 1.950 euro per ogni sospensione e una maxi sanzione di 4.000 euro per ogni singolo lavoratore. Inoltre sono state contestate sanzioni amministrative per 80.728 euro. Ancora cronaca, restiamo sempre su Messina perché durante un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti, i militari del nucleo operativo della compagnia di Messina Sud hanno tratto in arresto i messinesi Giuseppe Arena e Francesco Galtieri. Infatti, ad estare i sospetti dei carabinieri sono stati degli anomali movimenti dei due bloccati agli imbarcaderi della Caronte in arrivo dalla Calabria. A seguito di perquisizione effettuata a bordo della Fiat Panda su cui viaggiavano, i militari rinvenivano 17 involucri di cellophane trasparente contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 7 kg. Tutta la sostanza stupefacente che immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 70.000 euro è stata dunque sottoposta a sequestro. Dopo ovviamente le formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Passiamo adesso a Gio Samarea perché presso l'agriturismo Santa Margherita si terrà venerdì prossimo alle ore 19 l'inaugurazione della terza edizione della mostra Classe di Ferro dell'artista Filippo Olivo. L'esposizione, imperniata sull'arte febbrile e con inserti culturali che la faranno da traino, ospiterà sculture di soggetto variegato il cui tema verterà sul mare, sulla montagna e sull'arte contadina. Non mancheranno inoltre opere ispirate a vecchie canzoni degli anni 70. Nel corso dell'evento vi sarà spazio anche per la presentazione de La gentilezza del rifiuto, per la degustazione di alcuni prodotti tipici locali e per ulteriori sorprese riservate a chi parteciperà. Chiudiamo l'odierna edizione del nostro telegiornale con l'augurio del sindaco della città di Patti in occasione della festa di Santa Febbronia. Infatti anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con i festeggiamenti in onore della nostra santa patrona e concittadina, la Vergine e Martire Febbronia. Dopo la bellissima riscoperta dei luoghi natii della santa lo scorso 5 luglio con la processione nei vicoli del quartiere Polline, possibile grazie all'intraprendenza di Daniele Greco con la collaborazione della nostra emittente, ritorna la festa civile, quindi occasione di svago e socializzazione, ma anche di raccoglimento e di riflessione. Ripartendo dalla nostra patrona e dalle antiche tradizioni, saremo tutti portati a riappropriarci della festa, riscoprendo il senso di appartenenza e sentendoci di nuovo sempre più una comunità. L'augurio, dice il sindaco Mauro Aquino, è che ogni cittadino, con l'aiuto anche della nostra Santa Febbronia, possa sentirsi sempre più parte attiva all'interno della nostra città. I tempi non sono certamente favorevoli, la crisi colpisce tante famiglie, spingendo molti alla rassegnazione e alla disperazione, ma sono certo che affidando ancora una volta noi stessi e la nostra città alla giovinetta Martire Febbronia, sapremo superare le asperità di questi momenti. Bene, chiudiamo così la nostra edizione, a tutti una buona serata e arrivederci.